Al Quirinale il Presidente della Repubblica Mattarella riunisce il Consiglio Supremo di Difesa. Sul tavolo anche le conseguenze dell'emergenza sanitaria sugli equilibri strategici e globali. Nadia Zikoski. Il ringraziamento e la riconoscenza vanno a tutti i corpi della difesa per essersi messi a disposizione dei cittadini sin dal principio dell'emergenza. Un contributo prezioso in tutto il paese ha riconosciuto Mattarella nel corso della riunione del Consiglio Supremo di Difesa. Le forze armate hanno collaborato con i presidi sanitari, logistici, operativi, diventando parte integrante della risposta nazionale alla pandemia. Un virus che ha accentuato i conflitti in tante aree del mondo, la riflessione, dove l'emergenza sanitaria ha avuto ripercussioni sul tessuto sociale ed economico. La soluzione, su questo hanno concordato i partecipanti, resta nel rafforzamento del multilateralismo, delle azioni concordate nell'Unione e nella NATO sulla base di due principi che non possono che essere al centro delle politiche globali in un momento così difficile: solidarietà e cooperazione. Resta alta la guardia per la minaccia terroristica e la spinta ad un'azione coordinata anche nel Mediterraneo per scongiurare un'escalation delle tensioni. Sulla tregua in Libia bisogna vigilare la riflessione perché non vi siano ingerenze di attori terzi.